quando è nato tutto e quando è iniziato a suonare. Ok, ho iniziato circa 15 anni fa, mi trovavo a Fuerteventura e c'era una grossa carenza di buona musica, quindi così per gioco ho iniziato a girare un po' di reggae, un'isola dove c'è un sacco di sole, no? Okay. Bel tempo, bella vibra, e mancava un po' di sound giusto, secondo me. Ok, così è stato l'inizio. Entrato. Sì, dai, siamo fatti le prime feste per conto nostro. E... Okay. Come ti sei proprio appassionato al mondo? Come è iniziato proprio dall'inizio, quella scintilla è partita? Beh, devo dire che, vabbè, la musica da sempre, anche attraverso la famiglia, insomma, mi è stata passata dai miei genitori, eccetera. Però poi alla fine quello che mi ha fatto accendere la lampadina sono stati una volta due amici, due in realtà sono musicisti, okay. Gabriele Biondi e Patrick Benifei, che una volta vennero a fare una selecta in un locale dove io lavoravo, e lì mi resi conto che chi stava dietro in realtà se la godeva all'ennesima potenza. Okay, quindi, era il comando, ecco. Sì, che li vedevo saltare per aria e di lì sì, partito. Ok. E ci sono, diciamo, obiettivi che ti sei posto e vorresti realizzare, o comunque posti anche dove vorresti suonare per esprimere al meglio, diciamo, quello che fai? Beh, in realtà sì, però quello che attualmente è l'obiettivo è di riportare un po', se sono tornato con vari viaggi in Italia, di ricreare un po' una realtà nella zona nostra, perché comunque manca da tanti anni e ecco, questo è l'obiettivo, diciamo, del momento, okay, che coinvolge anche i giovani, con attività di formazione, di cultura in generale, ma comunque legata alla scena musicale. Ok, quindi proprio anche a livello di qualità e ricerca di un determinato suono. Sì, ecco, sì, sia nella parte artistica personale, esatto. Come ti vivi il rapporto poi che hai con il pubblico? Quindi da questa tua idea, no, di viverti il tuo flusso, la tua energia, e come la percepisci dal pubblico? Pubblico da sempre tanto, è quella, diciamo, quell'aspetto che fa magari scegliere una direzione piuttosto che un'altra, quindi questo è di vitale importanza. Okay. Comunque è bello anche chiudersi in se stessi, cioè farsi il proprio viaggio, certo. Però chiaramente con le persone davanti c'hai dei feedback continui che sono dei gravelli stimoli. Quindi fai molta attenzione al luogo e all'ambiente circa, alle persone. Sì, sì, molto. E in un ambito come questo di One Hour, ad esempio, dove diciamo aveva un po' capovolto, no, questa cosa, ovvero il fatto che tu magari puoi avere 100 persone come zero, e in realtà però te solo la musica davanti. Sì. Come te la sei vissuta? Ti è piaciuto? Molto. È una cosa che un DJ normalmente fa sempre, no? Perché c'è il tuo angoletto dove vai lì, che sia in fondo con amici o a casa tua, quindi si fa sempre. Però come ti dicevo prima, a me ci vorrebbe five hours. Perché in ogni ora puoi, diciamo, ecco, essendo da solo, concentrarti su un genere e farti un viaggio, certo, capito, legato a quello. Come attui, diciamo, questa ricerca del suono, quindi come cerchi ciò che ti piace e ciò che vuoi trasmettere, e magari con quale criterio, ecco, lo vai a suonare o insieme a cos'altro? Allora, diciamo che ad oggi è tutto molto più semplice, anzi a momenti siamo iper mega bombardati, è difficile anche, no? Se sei sempre un canale aperto, è difficile anche poi riuscire ad avere la propria... tira fuori la propria identità. Hai dirottato magari automaticamente. Sì, viene in un modo o in un altro, cioè dai, c'è un sacco di influenze, quindi ti possono sviare, però realmente è quello che ti emoziona, è quello che realmente funziona, perché sì, questo è quello che ti fa capire che è la cosa giusta. Cioè, e riesci sempre a inserire questa tua, diciamo, emozione anche quando vai a suonare magari in più contesti, o comunque ti senti, no, a volte la paura di essere fuori, quindi di provare un qualcosa di nuovo che nessuno mai conosce e magari non piacere. Sì. C'è questa paura dietro questo tuo concetto? Sì, c'è. Però in realtà la regola, secondo me, principale è che se entusiasma a me, e se io nel momento in cui la faccio, a me mi entusiasma, 99 su 100 piace anche alle funziona. Ragazze. Ok, sì, diciamo fa da specchio. Sì, dai, se io sono convinto, 99 su 100 può funzionare. Perfetto. Io ti ringrazio, spero tu sia stato bene. Grazie, grazie a voi. Quando grazie passare, a tante. Bomba. Grazie mille. Ciao.